sono arrivati nella notte una quarantina di profughi del Nord Africa in provincia di Pavia, ospitati in alcune comunità a Pavia e in due alberghi, Groppello Cairoli a San Genesio. E proprio a San Genesio maxi protesta della Lega Nord con l'arrivo del segretario Salvini. Presentata ufficialmente la lista civica a Pavia con Cattaneo, come anticipato dal nostro TG nelle scorse settimane, Vittorio Poma, ex presidente della provincia di Pavia, vestirà il ruolo di capolista nella formazione civica del sindaco uscente. 3.800.000 euro in meno di trasferimenti statali. Sarebbe questa la previsione per il comune di Voghera per il 2014, secondo quanto dichiarato oggi ai nostri microfoni dal vice sindaco Fiocchi. Malgrado questo, importanti sussidi per le famiglie in difficoltà non verranno diminuiti. Grave incidente nel pomeriggio inoltre Po a Rea, una moto sarebbe uscita di strada, un volo di parecchi metri, un motociclista 46enne sarebbe caduto nel fiume, provvidenziale l'intervento di un pescatore che lo avrebbe estratto dall'acqua, il motociclista trasportato in ospedale sarebbe in prognosi riservata. Taglio del nastro per la grande fiera Sposatevi Gevano, giunto alla sua terza edizione, una manifestazione ricca di eventi, sorprese e ospiti, curiosità e novità per rendere memorabile il giorno più bello. Venerdì 21 marzo, buonasera e bentornati a Pavia Italia, come sempre buonasera a Chiara Antico. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Allora Chiara, partiamo anzitutto da un aggiornamento su una notizia che avevamo dato nelle scorse edizioni del nostro telegiornale. Sì Francesco, indagini in corso da parte dei carabinieri di Santa Giulietta sulla vicenda dell'uomo deceduto due giorni fa a seguito di un colpo di pistola a Pietra De Giorgi. Si tratta indagini che accerteranno l'esatta dinamica per verificare se si sia trattato di gesto volontario oppure accidentale. E come avete sentito nel nostro sommario, sono arrivati nella notte una quarantina di profughi del Nord Africa in provincia di Pavia. Possiamo vedere le prossime immagini perché appunto questi cittadini sono ospiti in alcune comunità a Pavia e in due alberghi a Groppello Cairoli a San Genesio. E proprio a San Genesio state vedendo queste immagini girate appunto questa notte. Maxi protesta della Lega Nord. Alcuni esponenti e militanti della Lega hanno protestato per l'arrivo di un gruppo di profughi del Nord Africa a San Genesio. La Lega si è opposta al loro arrivo e ha cercato di impedire in qualche modo l'ingresso in albergo. Oggi a Pavia e in provincia sono arrivati, come detto, una quarantina di profughi. I leghisti nella notte, ecco lo state vedendo, si sono appunto posizionati nella zona dell'hotel Ritz bloccando l'accesso all'hotel di San Genesio. Gli ospiti sono stati scaricati sulla strada a fondo chiuso e hanno dovuto scavalcare il fosso per entrare. E proprio su questa vicenda dedichiamo un ampio spazio nel nostro telegiornale e partiamo allora proprio dalla protesta della Lega. San Genesio è successo che ci siamo trovati su una telefonata del prefetto che questa notte dovevano arrivare 7 profughi e essere ospitati nel nostro hotel, Hotel Ritz, qua di San Genesio. Giustamente come sindaco e come autorità competente ho attivato tutti i controlli di vigilanza con le forze che abbiamo grazie alla protezione civile e vigili per tenere sotto controllo la questione. I cittadini sono già arrivati, sono già dentro quella struttura, questo albergo? Sono arrivati questa mattina, c'è stata una piccola opposizione della Lega Nord di Pavia e di San Genesio per fermarli, sono entrati una via secondaria, adesso sono ospiti di questo hotel. Terremo sotto controllo sia sull'aspetto sanitario che l'aspetto della sicurezza il problema. H24 vigilerò di persona insieme alle autorità questa situazione e andremo avanti, mi legherò alla protesta insieme alla Lega. E quindi non accettiamo queste imposizioni, soprattutto con persone che non sappiamo esattamente da dove stiano arrivando in verità, quindi non hanno un'esatta identità. A Mortara non ne arriveranno di questi cittadini? A Mortara non dovrebbero arrivare anche perché non c'è posto. A Pavia quante persone arriveranno e quando? Mi risulta che ne arrivino 18. In queste ore, anche in queste ore, quindi bisogna assolutamente vigilare, e questo è veramente una violenza del territorio e un'arroganza che lo Stato ci impone. Beh, intanto succede che non abbiamo dormito tutta notte con molti amici proprio per difendere il territorio da un'ingiustizia. L'ingiustizia è che abbiamo i nostri cittadini sotto i ponti a dormire, sulle panchine o nei dormitori pubblici e poi invece lo Stato, il governo, decide di dare alberghi di lusso ai clandestini. In conseguenza le tasse sono anche queste, mantenere delle persone negli alberghi che poi l'unica soluzione che possono avere è quella di delinquere, perché se non ci sono prospettive di lavoro per noi
e immaginiamoci per loro, quindi l'unica alternativa poi è delinquere. E la cosa un po' buffa da cartone animato è che, avendo noi bloccato l'ingresso all'albergo, queste persone, questi clandestini, sono entrati in albergo in modo clandestino, no? Passando da un fosso, scavalcando un fosso, e quindi questo è anche sintomatico di chi oggi abbiamo portato sul territorio pavese. Non siamo disponibili ad accettare in questo modo, in queste forme, situazioni di questo tipo. Come detto, una maxi protesta della Lega in quella che è la sua roccaforte storica, San Genesio. Allora, clandestini in hotel, i nostri sotto i ponti. I nostri intendi i nostri cittadini italiani? Cittadini, i nostri pensionati, i nostri disoccupati, i nostri esodati, i padri di famiglia, tutti quanti. Cioè, non è cattiveria, non è razzismo, semplicemente non ce n'è più. Cioè, ma penso che i nostri cittadini se ne stiano anche accorgendo. Non va giù che oramai siamo in una situazione che sia il nord e penso anche il resto d'Italia. Questa immigrazione clandestina che grava oramai da anni, che arrivano, sbarcano il lunario a Lampedusa e si propagano in tutta Italia, non va bene. Se potesse parlare con uno di questi cittadini che sono ospitati dentro adesso in questa struttura, cos'è che gli direbbe? Che tutto quello che gli hanno promesso sono palle sacrosante, che sono inviti a venire nel nostro paese quando invece di lavoro non ce n'è neanche per noi. Con il vice sindaco di San Martino, anzitutto chiedo, a San Martino sono previsti degli arrivi? Ma spero di no, perché noi abbiamo già dato su con queste persone qui, sono state già ospitate all'hotel Giannino sulla statale dei Giovi e ci avevano portate 10 persone, quindi abbiamo avuto un'esperienza negativa su queste. Come mai è negativa l'esperienza? Per un motivo solo, perché queste persone, a parte che non facevano niente tutto il giorno, erano pretenziose, più di due volte scappavano e venivano rintracciate in tangenziale dalla polizia, riportate ancora al posto dove erano stati destinati. Poi abbiamo riscontrato anche tanti furti di biciclette, che più di 100 biciclette sono ancora depositate presso i nostri capannoni. Cos'è che vi preoccupa di più di tutta questa storia? Ah, ma io non sono preoccupato, secondo me dovrebbero essere loro a preoccuparsi. Come mai? Come mai? È gente che entra in un paese che non è in grado di ospitarli. Abbiamo 4 milioni di disoccupati nostri, direi che sarebbe ora di pensare prima alla nostra gente. E la protesta è proseguita attorno a mezzogiorno con l'arrivo a San Genesio del segretario Matteo Salvini. Allora, andiamo a fare una sauna, ho visto la photo gallery. Sicuramente sono certo che vuoi vedere la qualità dell'albergo. Andiamo a fare la sauna, dai, andiamo a fare la sauna del profugo. Poi il problema è, non sappiamo se vanno via o ne arrivano altri, perché vista la qualità... Secondo me se si sparge la voce, quelli di Lecco dicono ma noi siamo più scemi, a Pavia c'hanno la sauna e quindi... Comunque è una roba folle. Maroni non sapeva niente, era incazzato come un bufalo, non sapeva niente, anzi ha detto che faceva anche lui dichiarazioni, la Bordonali anche, perché non è stata minimamente interpellata dalle prefetture. Sono le prefetture che posto per posto, 24 a Monza. Ma hanno mandato anche comunicazione cercando disponibilità. Noi andiamo a vedere l'albergo. Se può non da denter? Chi è che fa il profugo? Qua un volontario profugo? Chi fa il profugo? Stamattina noi se chiudevamo la strada venivamo arrestati. È l'ora del pisolino questa. Abbiamo i padri italiani in mezzo alla strada e abbiamo i profughi dentro a un hotel. Vergogna! 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 Però a parte tutto, quello che a noi interessava far vedere a Salvini è... la tipologia dell'albergo, cioè il lusso di questo albergo. Questa è la piscina. Questa è la piscina. Poi, per carità di Dio, questa è la piscina. Sta dicendo che perché non c'erano altre strutture. Cioè, quante notti? Questa è gente che va rispedita a casa, appunto. Devo prendere qualcuno che è nel dormitorio pubblico. Si può fare. Malta lo fa, la Spagna lo fa, la Grecia lo fa. Non capisco perché noi dobbiamo accogliere. Questa è la sauna. Ma qui parliamo di profughi o di clandestini? Spiegalo. Mi può rispondere lei? Allora, sicuramente si parla di profughi giunti sulle coste
un paio di giorni fa. Clandestinamente. Certamente. Sono clandestini, perché in due giorni non riconosci lo status di rifugiato, quindi sono immigrati clandestini. Al momento sono richiedenti asilo. Sono richiedenti asilo. E quindi la posizione della Lega è che anche se costasse 4 euro e non avesse l'idromassaggio, la sauna e il bagno turco, è un insulto agli che dormono sotto un ponte. Quindi non è... Bravo! Quindi... di finirla! Bravo! Poi ripeto, magari pagano solo 40 euro, però con 40 euro al giorno ci sono dei pensionati che farebbero i salti di gioia alti 1,5 metri, non dipende da voi, per carità di Dio, è una scelta politica demenziale in un momento di crisi. Fino a 2 o 3 anni fa, per carità di Dio, non c'era la crisi di adesso. In un momento di crisi di adesso, avere qualcuno che in questo momento si fa l'idromassaggio a costo della spesa degli italiani fa girare i coglioni. E quindi noi li inseguiremo paese per paese, valle per valle, fino a che non torneranno a casa loro. Punto. Quante notti si fermeranno qua? Lo sappiamo? Allora, questo non è ancora stato pienamente deciso, ma essendo una soluzione di assoluta emergenza, l'emergenza dovrebbe rientrare, a quel che mi è dato sapere, nell'arco di un giorno o oggi due. Oggi ne sono sbarcati 1.500. In che senso? Cosa significa? Che da un giorno o due avranno la struttura che era prevista per loro in precedenza. E quale sarebbe? Che tipo? Questo ancora non è... Io purtroppo non mi occupo... Del sociale, una struttura del sociale chiaramente diversa da un esercizio pubblico commerciale. Quindi non avrà l'idromassaggio in questo senso. Siamo qui guadagnare... Quando non vanno via, che stiamo a oltranza, presidiamo, perché questo fatto deve essere posto all'attenzione della gente. Garantiremo il presidio qui e in tutti i luoghi della provincia di Pavia dove verranno ospitate queste persone. Capisco la posizione dei funzionari e di chi deve svolgere questo ruolo, quindi però è un problema di risposta dello Stato che è sbagliato. Li andiamo a prendere con le navi della Marina di Militare, li portiamo qui e li ospitiamo negli alberghi. Ma quale messaggio arriva? Io questa mattina ho ricevuto ai servizi sociali di Vigevano un signore che faceva l'autotrasportatore e che è disoccupato da anni, che non sapeva dove andare, disperato, che ha sempre la... Cosa gli racconto io quando escono notizie come queste? Vai al Ritz, esatto, forse gli posso dare l'indirizzo. Cambiamo decisamente argomento, Chiara, con le prossime immagini andiamo in Oltre Po a Rea. Che cosa è accaduto? Intorno alle 16 di oggi a Rea Po, lungo la strada che costeggia l'argine che conduce a Verrua, un motociclista di 47 anni ha perso il controllo del mezzo facendo un volo di parecchi metri e terminando la sua corsa nel fiume. È stato tratto in salvo da un pescatore, sul posto ambulanza e automedica in codice di massima urgenza. Le condizioni dell'uomo sarebbero serie anche a causa di un trauma cranico importante. È stato trasportato in ospedale, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale di Pavia. E furto in villa sventato a Vigevano grazie ai continui controlli e al tempestivo intervento degli agenti di polizia locale che hanno notato 3 persone sospette intorno alle 22.30 di ieri sera in strada della Tocca. I 3 indossavano tutte nere e avevano il volto coperto con cappucci e passamontagna. Alla vista degli operatori del nucleo operativo coordinati dal commissario capo Gianluca Mirabelli, il trio ha tentato la fuga verso la ferrovia. Ne è nato un rocambolesco inseguimento a piedi lungo i binari, terminato solamente in via Monti, quindi qualche centinaia di metri più avanti. Da quel momento si sono persi le tracce dei 3 individui, c'è in corso un'attività di indagine per risalire alla loro identità. La politica ha presentato ufficialmente a Pavia la lista civica Pavia con Cattaneo, come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale le scorse settimane. Vittorio Poma, ex presidente della provincia di Pavia, vestirà il ruolo di capolista. Vittorio Poma e il centrodestra sembra una scena dal passato. Se non fosse il libro, tenuto sul tavolo dall'ex numero 1 di Piazza Italia, sarebbe senza dubbio il titolo della sua presentazione ufficiale con la lista civica di Alessandro Cattaneo. Dopo i 5 anni in provincia con il PDL e la successiva rottura, è infatti di nuovo in squadra con una coalizione di centrodestra. Capolista, come preannunciato nelle scorse settimane, nella formazione civica del sindaco. Una scelta coerente come nel 2011, ha spiegato Poma, che si è detto pronto a rinunciare al ruolo di presidente del Consiglio provinciale qualora i colleghi di Piazza Italia ritenessero inopportuno l'incarico con la campagna elettorale. Non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla carica, vorrei però che non me lo chiedessero quelle stesse forze politiche che nella campagna elettorale sono parte attiva, ma che mi venisse chiesto dai consiglieri provinciali, ai quali in questi 3 anni credo di aver offerto, insieme alla disponibilità, anche la prova di saper interpretare
al di sopra delle parti il mio ruolo istituzionale. Un colpo da 90, quello di Pomanella Civica, secondo Cattaneo, da paragonare ai grandi attaccanti protagonisti del calciomercato. Un valore aggiunto che darà ulteriore forza non solo alla lista, ma all'intero schieramento di centrodestra in vista dell'appuntamento elettorale di fine maggio. La lista civica che porta il mio nome e nella quale stanno lavorando tanti ragazzi, tante persone della società civile, ha fatto un colpo, come diremmo, nel calciomercato, un colpo importante. Mentre altri sono alle prese con critiche sempre comunque, invettive e molto veleno, la lista civica e tutta la coalizione di centrodestra che mi sostiene come candidato sindaco continuano a costruire, a mettere in campo idee e persone valide. La cronaca, sentite questa incredibile vicenda che ci porta a Cassolnovo. Lavorava da 30 anni in un'azienda di impianti elettrici di Cassolnovo. Nonostante ciò non si è fatto scrupoli e con un collega è andato avanti per molto tempo a rubare gasolio e altra merce varia dalla stessa ditta, arrivando a prelevare almeno 1000 litri di carburante e bobine, filtri metallici e altri attrezzi per diverse decine di migliaia di euro. Sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Vigevano ad accertare quanto accaduto dopo un mese di indagini e appostamenti all'esterno dell'azienda a seguito della segnalazione ricevuta dal titolare insospettito dai continui manchi. Gli uomini, coordinati dal vicequestore Anna Leuci, hanno ricostruito passo dopo passo la giornata di due dipendenti che quotidianamente, prima di recarsi nei posti di lavoro lontani dalla sede centrale di Cassolnovo, andavano in azienda, prendevano i furgoni e li portavano a casa della madre di uno dei due. Qui, con una pompa elettrica, aspiravano parte del gasolio del mezzo appena rifornito. Modus operandi compiuto tutti i giorni, almeno nel mese in cui sono state svolte le indagini da parte degli agenti. A seguito delle perquisizioni domiciliari dei dipendenti sorpresi a praticare l'illecita attività, sono state rinvenute taniche, fusti, bobine, fili elettrici ed altre attrezzature. I due, entrambi sui 50 anni e italiani, hanno perso il lavoro e sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. 3.800.000 euro in meno di trasferimenti statali. Sarebbe questa la previsione per il comune di Voghera per il 2014, secondo quanto dichiarato dal vice sindaco. Nonostante questo, ha precisato Giuseppe Fiocchi, i sussidi per i generi alimentari, i buoni spese per il pagamento delle bollette dedicate alle famiglie in difficoltà sono rimasti uguali rispetto al primo semestre dello scorso anno, 331.000 euro. Sentiamo. Quest'anno abbiamo rifinanziato i buoni settore dei buoni spese e delle bollette energetiche, li abbiamo rifinanziati con lo stesso stanziamento dello scorso anno, malgrado i comuni abbiano ottenuto molto minori rimesse dallo Stato. Addirittura si parla per Voghera di 800.000 in meno. Si è da poco conclusa presso la sede di Regione Lazio un importante incontro dedicato al problema dell'amianto. Si è parlato ovviamente anche della Fibronit di Broni. Sono stati ribaditi problemi già noti come quello della bonifica dello stabilimento non ancora iniziata e quella delle centinaia di vittime che l'amianto continua a mietere a Broni e nei territori limitrofi. Si è discusso anche di giustizia e del processo in corso a Pavia con il presidente dell'ONA Bonanni, che ha portato all'attenzione dei parlamentari il rischio di prescrizione dei reati contestati agli ex amministratori della Fibronit. A Roma era presente anche una delegazione dell'associazione Avani. Torniamo in Lomellina con un'altra vicenda rocambolesca che ha come sfortunato protagonista un sacerdote. Ha chiesto aiuto al parroco, aiuto per trovare un lavoro, ma in un momento di distrazione gli ha rubato l'auto ed è fuggito. È successo nella casa parrocchiale di Ceretto Lomellina, dove un uomo disoccupato e pregiudicato è andato per cercare sostegno dal sacerdote. Quest'ultimo lo ha accolto e ha ascoltato le sue necessità. Il disoccupato, dopo aver approfittato di un momento di distrazione del parroco, si è introdotto nella sua abitazione, ha adocchiato le chiavi della sua Opel Astra per poi prenderle e fuggire a bordo della vettura. Il prevosto si è poi reso conto di quel che era accaduto e ha contattato i carabinieri. I militari della stazione di Mortara hanno rinvenuto il veicolo abbandonato poco distante dalla parrocchia, individuando inoltre l'autore del furto, riconosciuto grazie ai rilievi dattiloscopici eseguiti nei suoi confronti in occasione di altri reati commessi dallo stesso. Si tratta di un egiziano 35enne residente a Vigevano, denunciato per il reato di furto aggravato. E a Vigevano, Chiara, proseguono importanti operazioni di controllo del territorio dei carabinieri. Esatto, Francesco, un 41enne e un 43enne di Alessandria sono stati denunciati dai carabinieri del capitano Rocco Papaleo per truffa. I due avevano utilizzato il sito web subito.it per proporre l'affitto di un appartamento a Cervinia per il periodo di Capodanno, del quale in realtà non avevano la disponibilità. La coppia aveva incassato l'anticipo di 300 euro da parte di un 38enne di Groppello Cairoli per poi sparire. La truffa avrebbe interessato almeno un'altra decina di persone. I due, utilizzando documenti falsi e fingendo di essere una coppia omosessuale,
omosessuale avevano a loro volta affittato uno chalet dal quale avevano ricavato materiale fotografico da inviare agli acquirenti. E gli agenti di polizia locale a Vigevano hanno fermato un egiziano di 32 anni domiciliato a Milano e appena uscito dal carcere per il reato di omicidio volontario consumato durante una rissa nel Milanese. L'uomo è stato denunciato per guida senza patente e violazione della legge sull'immigrazione. Il ministro Maurizio Lupi lunedì sarà a Pavia. Scopriamo perché. Dai primi interventi delle scorse settimane alla consegna totale dei lavori, il recupero dell'antico monastero di Santa Chiara avanza a ritmo serrato e per la posa ufficiale della prima pietra sarà presente anche il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi. Santa Chiara 2015, il futuro è qui. Questo è il titolo scelto per l'evento, fissato lunedì alle 14.30. Entro un anno, infatti, si conta di terminare il primo lotto dei lavori che permetteranno alla Biblioteca Civica Bonetta di trasferirsi definitivamente dalla vecchia sede di Piazza Petrarca. Un'opera di recupero resa possibile dal contributo da 7 milioni di euro garantito da ANCI attraverso il bando Piano Città, a cui l'amministrazione di Pavia ha partecipato, ottenendo il finanziamento più alto tra i 27 erogati dall'Associazione dei Comuni Italiani. Risorse fondamentali per coprire i primi due lotti e poter quindi riconsegnare ai pavesi gli oltre 4.000 metri quadrati dell'antico monastero. Uno spazio vitale che oltre alla Bonetta ospiterà la biblioteca Paterni Coprini, candidandosi a diventare un nuovo polo culturale di riferimento in città. E torniamo a Voghera, ammontano a 236.000 euro i finanziamenti per il 2014 del piano di zona del distretto di Voghera, fondi che verranno destinati agli interventi per le disabilità gravi e per gli anziani non autosufficienti. È quanto annunciato questa mattina in comune a Voghera durante una conferenza stampa, ma sentiamo. Sono stati rivisti i servizi, rimodulati, anche se non sono mai stati interrotti. Siamo riusciti di questo a non interrompere, di questo va dato merito anche agli accordi che ci sono stati tra i comuni, la condivisione dell'operato. Certo, questa è una buona notizia, questa possibilità di avere ulteriori fondi per queste patologie sicuramente ci dà un respiro diverso, insomma ci apre delle prospettive diverse. Piani di zona che, lo ricordiamo, si occupano delle problematiche sociali a tutto campo. Certo, problematiche sociali che in un territorio come il nostro, questo piano di zona raccoglie gran parte della comunità montana, chiaramente uniscono il disagio individuale al disagio anche territoriale a volte, per cui raggiungere una persona magari in zona montana eccetera è sicuramente più difficile che in una grande città. Da un lato il governo, dall'altro la regione hanno inciso fortemente e hanno voluto un rifinanziamento per i piani di zona, finanziamento che andrà a vantaggio delle persone che hanno delle patologie molto gravi e comunque dei disabili con grave menomazione e anche di anziani, insomma, diciamo, le categorie deboli della società. La cronaca chiara ci porta in autostrada A21, che cosa è accaduto? Poco dopo le 15 un incidente in autostrada sulla A21 all'altezza di Casteggio. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e un furgone. Sul posto vigili del fuoco di Pavia, oltre che 118 con ambulanza e auto medica. Due le persone coinvolte, ad avere la peggio l'automobilista trasportato all'ospedale di Stradella con ferite di non grave entità. E un'altra casa svaligiata nel primo pomeriggio di oggi a Voghera, è accaduto in via Mussini, dove i ladri, dopo aver divelto l'inferriata e forzato una finestra di una villetta a schiera, si sono introdotti nell'abitazione mettendola a soccorso quadro, riuscendo ad individuare ed aprire una cassaforte. Ancora da quantificare al momento l'entità del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Taglio del nastro oggi a Pavia per la fiera evento Casa Dolce Casa, organizzata presso il Palazzo Esposizioni di Piazzale Europa. La fiera è bellissima, le novità sono sempre tante, abbiamo un sacco di incontri sul benessere, abbiamo tante ditte che vi presenteranno sulla casa non solo l'arredamento ma le novità su quelle che sono la ristrutturazione, i nuovi materiali, la bioedilizia, i consigli, non sarete delusi, ormai ci conoscete. Arriva un weekend che fino a lunedì ci copre, quindi da oggi che è venerdì fino a lunedì alle 23. Troverete qualsiasi particolarità dell'arredamento che chiedete, dal classico al moderno. C'è tanta gente che espone, ci sono tante nuove iniziative, tante nuove idee, sicuramente nell'ottica di un rilancio di quello che può essere la valorizzazione e il rilancio economico anche della nostra provincia. La cosa che mi ha fatto piacere è vedere tanti espositori della provincia di Pavia, quindi la voglia di promuoversi, la voglia di conquistare delle fette di mercato e soprattutto promuovendo e proponendolo prodotti nuovi, innovativi, che sicuramente troveranno il gusto del visitatore.
Oggi si celebra la giornata internazionale della poesia. In diversi punti della città di Pavia sono proseguite le letture. Charles Bukowski, birra delle due del pomeriggio. Nulla importa se non sprofondare su un materasso con sogni da niente e una birra, mentre le foglie muoiono, i cavalli muoiono e le padrone di casa guardano fisso nei corridoi. O delicata stilla sul bel fiore, della rugiada fresca mattutina ed un novello impulso m'apri il cuore, al luccicar di bianca stella alpina. Non lasciar che in me alberghi un tal dolore, vieni ver me, sublime mia divina. Il titolo è Simona. Ah! E chiudiamo con Vigevano e il taglio del nastro per la grande fiera Sposate Vigevano, giunto alla sua terza edizione. Curiosità, eventi per rendere memorabile il giorno più bello. È un po' particolare per questo, perché cerchiamo di farla un po' unica nella zona, cerchiamo solo espositori particolari, un po' originali, nuovi. Sì, e poi mi ostino a voler far sposare tutti. Abbiamo usato una stampa con dei cristalli Swarovski, proprio perché comunque un po' di luccichio non guasta mai, un po' di principesse, anche quelle dei giardini, delle fate, dei sogni, e poi pizzo, e comunque soprattutto Made in Italy. Mi piace molto la loro scelta di dire Sposate Vigevano, quindi un invito anche a scegliere Vigevano come una locale, visto che Telepavia ormai è diffusa un po' su tutto il territorio del nord-ovest, possiamo dire, quindi venite a sposarvi a Vigevano. Ti ci puoi svelare in che modo ti ha chiesto di... Nessun modo. Non ho fatto la proposta. L'hai fatta tu? Sì, abbiamo deciso così, ma ancora la proposta non me l'ha fatta. Come sarà l'abito più o meno, hai già qualche idea? Sì, ma non lo diciamo. Lo diciamo prima che il futuro marito ti guarda. Esatto. Non è più come una volta però, vero? Che si sta insieme diverso. 40 anni. È cambiato. Perché adesso si sposano di meno. Oh, tu sei sposata? No, ancora no, però ho intenzione di sposarmi. Appena trovo un fidanzato. Ok, vuoi fare un appello quindi? No, vabbè, non sono così disperata. E noi ci fermiamo, ma solo per due minuti.